due giorni dalle elezioni politiche, l'esito della tornata elettorale è ormai noto. Noi siamo pronti a confrontarci con il nuovo Parlamento, il nuovo governo, come abbiamo sempre fatto con quelli precedenti. L'8 settembre abbiamo incontrato esponenti di tutti i partiti per ascoltare le loro proposte sulla scuola, ma soprattutto per rappresentare gli obiettivi e le priorità che sono al centro della nostra azione sindacale. Al nuovo governo, che dovrà lavorare subito alla legge di bilancio, ribadiamo la richiesta già fatta al governo precedente e a tutte le forze politiche. Servono ulteriori risorse per il rinnovo del contratto di lavoro. Un contratto che rivaluti in modo significativo le retribuzioni di tutto il personale della scuola. Questo contratto non può essere meno vantaggioso di quello precedente, che risale oramai al 2018, quasi un'era geologica fa. Lo scenario politico ed economico è stravolto rispetto a 4 anni fa, segnato dagli strascichi della pandemia, dalla guerra alle porte dell'Europa, da una ripresa forte dell'inflazione e dal previsto aumento delle spese per le utenze domestiche. È per questo più che mai indispensabile rivalutare gli stipendi del comparto scuola, restituendo dignità e valore a chi lavora ogni giorno con passione e dedizione alla crescita delle nuove generazioni. Chiediamo poi che tornino al tavolo contrattuale tutte le materie che investono il rapporto di lavoro, a partire dalla mobilità, dalla formazione, dalle carriere. Temi concreti sui quali valuteremo l'operato del nuovo governo.